Buongiorno, buon venerdì. Io sono letteralmente in coma. Io Perché adesso non hai stanca. dormito? Non lo so, però sto stanca. Però iniziamo con le cose importanti, dai, poi questo weekend mi riposo. Innanzitutto con il calendario della Lipton. Eccolo, Oggi è 11. l'11. Queste sono due presine con un utensile. L'apriamo. Ieri sera che te abbiamo bevuto? Tè nero Russian Rashanti, di... che però non era male No, non perché era c'aveva male. un po' di limone Di limone dentro, non era sembrava. male. Però una ragazza lo sai che mi ha scritto che nella nuova ha trovato il tè alla menta. Quindi l'hanno messi un po' a caso, non è che proprio tutti ci trovano la stessa cosa, cioè sono Ah, ho capito. sparpagliati. Questa è, ecco, la menta intensa, vedi l'ho chiamata, vedi che prevedo il futuro. Non Può è essere. male, non senti un po'? A parte non mi sembra sappia di menta, ma comunque. Sì, no, No, si sente, sa, sa ok, però com'è. non così No, vabbè, forte. vediamo Quindi forse può quando. essere buona, perché a me il tè alla menta non è che faccia No, impazzire. nemmeno a me. Però, Però vabbè. dipende, se non è così intensa Stasera lo potrebbe essere proviamo. sì, ovvio. Questo. Eccolo. Eccola qua col cavallino. Sembra un croissant. O un bagarozzo. È vero, guarda, c'è un po' la forma del bagarozzo. Vedete, questa cosa zigrinata un po' mi ricorda gli insetti. Che cos'è? Questo è cioccolato al latte al gusto di arancia. Buono. Buono? Buono il cioccolatino di oggi, eh? Sì, molto. Premi buoni. Oggi è 11, abbiamo detto, quindi qua non c'è niente. Manco qua. Eccolo! Che forma strana. Secondo me è tipo un temperamatite per le matite. Questa dovete sapere che sono la passione mia e di mamma, Esatto. che mi ha tramandato... Aspetta, si è incastrato un dentino. Ah. Che mi ha tramandato mamma. Vai. La... Aspetta. Eccolo, ecco, l'ho preso. no! Non No. lo sento. Ah, no, sta qua, ecco. Questa è la passione mia e di mamma, le pinze. Sì. Ma Perché fantastico! Questa è una, bellissima. mamma, questa è per te. Bellissima. Praticamente c'è scritto il tuo nome sopra, Sì. fantastico. Beh, mazza, questa ci è piaciuta. Magari a qualcuno non piacerà perché se non Vabbè, le usate è un sì, po' non così, lo so. però Però, vabbè, però. noi le usiamo e quindi siamo molto Sai, è contenti. Io sono bella curiosa di sapere cosa c'è qua. Secondo me è una palette. la diversità degli oggetti che hanno Sì, messo, è infatti è notevole, molto dai. notevole. Cestino. 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 Quindi stamattina super super caffè, se no. Ma perché sono di tre colori qua le cialde? Non erano soltanto blu e rosse? Ste oro che mi rappresentano. Forse è questa, non mi ricordo, mi sa che sono Come te queste. ricordi? Sono uguali? Sì, sono Sono queste. queste che avevo finito e l'ho messe là. Però a me quelle non mi piacciono Là non tanto. te Io prendo piacciono sempre. queste? Sì, a me Va solo queste mi piacciono bene. Va praticamente. bene, tanto le ho riprese. Papà quale beve, scusami? Papà beve queste oro. E tu quelle blu. Io quelle blu. Ah, vedi, in Ognuno questa ha casa. il Ognuno si sente così speciale da averci la propria personale cialda. Buongiorno, benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi è venerdì 11 dicembre, sono le 11 e un quarto. Io ho finito, come al solito, di editare il Vlogmas di ieri. Sono riuscita a programmarlo già e mi sono già vestita, come potete vedere, poi faccio vedere meglio l'outfit e mi sono già truccata, pettinata più o meno, nel senso che mi sarei voluta fare la piastra, ma non ho tempo, devo andare. La cosa bella di questa mattina è che non so se lo vedete, diciamo, dai riflessi sul mio viso, però in caso ve lo dico io, credetemi, c'è il sole. Che bellezza! Ho già letto dal meteo che domani in teoria dovrebbe piovere, ma che da domenica fa bel tempo fino a mercoledì. Questo dice almeno il meteo. Io spero sia vero perché ho veramente bisogno di sole, proprio lo necessito. E quindi già sono abbastanza di buon umore. Adesso mi metto a finire di preparare la borsa, anche se è quella di ieri, ma devo riandare a mettere le cosine che tiro fuori durante la sera, tipo l'agenda, gli occhiali, eccetera. E poi devo scegliere il cappotto che ancora non ho scelto e le scarpe perché sono indecisa tra due, perché vorrei mettere le scarpe bianche visto che c'è il sole. Però non mi fido così tanto del meteo e quindi non vorrei evitare, soprattutto le McQueen che
con quello che costano non vorrei sporcarle, quindi adesso ci penso e poi vi mostro. Tra l'altro questa mattina non è iniziata nel migliore dei modi perché mentre stavo finendo di editare, anzi in realtà l'avevo già esportato ed ero pronto a programmarlo, il video Vlogmas appunto che ho girato ieri, che appunto esce oggi, mi scrive Alice e mi dà una notizia che mi ha lasciata molto perplessa, ma soprattutto questa notizia ha fatto sì che io dovessi rimettere mano su gran parte del vlogmas di ieri, perché vi spiego in breve senza dirvi qual è la questione perché non ve la posso dire. Io non so se avete notato, ma mi sto impegnando a far sì che i vlogmas durino tutti più di 20 minuti, perché ho visto che l'apprezzate molto e visto che mi fa piacere fare le cose ancora meglio, diciamo, delle mie possibilità. Quindi, oltre a vloggare tutti i giorni, se mi dite che vi piacciono video più lunghi, anche se io ci metto molto più tempo, mi fa piacere farli più lunghi e quindi metterci più tempo a editare, eccetera, eccetera. Il vlogmas di ieri durava in teoria, una volta finito di dare, più o meno tra i 23 e i 24 minuti, non ricordo adesso il minutaggio preciso. Io l'avevo tutto stamattina esportato, lo stavo per mettere. A un certo punto, appunto, mi scrive Alice e mi dice che una cosa di cui ieri vi avevamo parlato nel Vlogmas insieme ha avuto dei problemi. Quindi ho dovuto rimettere mano sul Vlogmas e tagliare quei 3-4 minuti. Infatti, è venuto il Vlogmas finora più corto che abbia registrato, quindi mi pare 20 minuti, 8 secondi, 9 secondi, non ricordo. Questo perché, appunto, una parte saliente del Vlogmas che abbiamo registrato ieri non l'ho potuta inserire. Tanto che a un certo punto, e infatti è un po' strano, mi dispiace, oggi probabilmente, appunto, saprete il perché e avrete la spiegazione. Dopo che abbiamo finito di pranzare, in teoria c'era un pezzo di 3-4 minuti in cui io e Alice parlavamo, appunto, di questa cosa, che ho dovuto tagliare perché appunto questa cosa stamattina ha cambiato totalmente carattere. Quindi praticamente nel vlogmas di ieri si vede uno stacco, cioè noi che pranziamo e poi io che sto a casa mia già tipo alle 6 di sera. E quindi ci sono tipo 4-5 ore di buco. In realtà io ho vloggato, ma non vi posso far vedere quelle riprese perché riguardano una cosa che fino a ieri, anzi fino a stamattina ero sicura di cui potervi parlare. Stamattina, stangata da Alice, non ne posso parlare. Ovviamente non è Alice, Alice mi ha solo dato la notizia, è solo l'ambasciatrice. E questa notizia mi ha resa molto triste, nel senso che ieri ero super 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 felice per questa cosa e oggi invece no, perché questa cosa è cambiata, non si sa più se si farà e ci sono rimasta molto male, però appunto ho dovuto principalmente rieditare il video, il che significa che mi ha portato via molto tempo, il che significa che sono già in ritardo tipo di 10 minuti rispetto a quando sarei dovuta uscire in teoria. Adesso vado da lei e capiamo come comportarci in merito a questa questione. Ok, questa agenda non mi serve, questo sì. Adesso lo vado a mettere nella borsa. Poi mi servono, no, i cavi no, il telefono sì. Agenda e occhiali da vista, sì, ora li vado a mettere bene dentro, vi mostro l'outfit. Dunque, trucco ormai da tutti i giorni, quindi eyeliner, base, gloss e mascara. Questo maglione qui che onestamente non ricordo di che cos'è, mi sembra Pull and Bear, ma è molto vecchio. Non ricordo se Pull and Bear o Stradivarius, ma è vecchissimo, cioè tipo di 2 anni fa l'ho preso, quindi insomma è irrilevante di dove e quando sia. E sotto dei jeans a vita alta, color proprio jeans, e sotto vorrei andare a mettere degli stivaletti. Adesso vedo, vi faccio vedere magari anche l'outfit tutto completo. Sono già esausta stamattina, sono solo le 11:30, non so manco più che ore sono e sono già esausta. Allora, sopra sono andata a mettere il teddy di Zara. Questo qui color miele che mi piace un sacco e mi scalda un sacco. Mi piace anche la combo appunto con il maglione bianco, anche se mi pare che anche settimana scorsa l'avevo messo con un maglione bianco. E dopodiché invece sotto ho queste scarpe qui che mi piacciono tantissimo. So che non piacciono a tutti perché sono, diciamo, questo stile un po' texano. Sono praticamente dei camperos, come si dice, scamosciati. Vedete, fatti in questo modo con la punta qui che allunga un sacco la gamba di Zara, di questo colore appunto beige che mi piacciono un sacco. Hanno anche un po' di tacco e mi fanno sentire super super alta. Quindi così. E le borse sono quelle degli altri giorni. Ho raccontato stamattina del fatto che ho dovuto rieditare il vlog per quello che mi hai detto e che dobbiamo affrontare una situa estenuante. Questa è la La parte. plebo, per favore. Glielo stavo dicendo che la contrattazione è la parte. Zeta! Gli stavo dicendo che la parte di contrattazione è la parte più difficile. Sembra il lavoro la parte più difficile, ma il lavoro in confronto è una passeggiata. Sì. Ma diciamo perché pensavamo di essere arrivati a una quadra e poi è successa una cosa, quindi vediamo un secondo, insomma. Sì, adesso tocca capire come regolarci e niente, questo era inaspettato per questa giornata. Quindi
Quindi vabbè, Beh, meno però male la che, risolviamo a parte che la giornalmente, risolviamo, sì, noi, eh? poi la Sì, situazione non si certo. risolverà in 5 minuti, a parte che ieri ho detto che avrei voluto prendere dei pasticcini in pasticceria e ci Esatto. sono passata e li ho portati, lì c'è ancora non li ha visti, quindi No. dopo per l'ora di pranzo facciamo l'unboxing della roba di cibo che meno male che ho preso perché a questo punto l'umore non è più top e quindi ci serve del carburante per... Chissà, anche perché venerdì, insomma, ce lo Sì, ce lo meritiamo, meritiamo. mamma mia, questo zombie. Oggi pranzo umilissimo, ma soltanto la parte salata, perché poi per il dolce c'è la Esatto, sorpresa, che Ali ancora non li ha visti. Un per questo stiamo facendo così un po'. po' più tristino, perché dopo c'è la sorpresa. Stiamo mangiando i polletti, che ci perseguitano ormai da una settimana, e poi ceci, che ovviamente dividiamo. Siamo pronte. Alice ancora non l'ha visto, surprise, Ma devo surprise. fare io È già, si l'unboxing? deve fare tour unboxing, è un po' scartato perché avevo paura che... La ragazza e il ragazzo che mi hanno, diciamo, servito non avessero messo tutto perché mi sembrava un po' piccolo, invece no, ho controllato e c'è tutto. Puoi anche sfilare perché forse lo scotch va levato con... Vediamo. Vediamo non si siano rovinati. Buoni. Spero non si siano troppo rovinate con questa cosina, ma... Perché No. in teoria erano pensate ovviamente per mangiarle lì, ma non potevo Buone. trascinarti. Beh, questa è rimasta Buoni, abbastanza intatta, queste sono un po' sciolte, però... Vabbè. buoni. È così, questa che è un po' più grandina, però mi attirava, la dividiamo. Queste sono due per noi, due per tuo fratello. Che ne dici, Susanna? Meraviglia. Sei nel vlog, quindi attenta a quello che dici. No, puoi essere nel vlog, stai tranquilla. Sei spenti di sopravvivere? Come Alice si sta detto soffocando. Perché dentro, vedete com'è fatto, è tutta una mousse al cioccolato. No, ma devo solo capire se devo intervenire o se ti senti male o no. respiro, respiro. Ok, penso che ci sia. Secondo te è rum? Sì, forse è rum, anche perché credo nei dolci di rum. Sì, e c'è tutto questo liquidino. Vedete che è andato per attraverso la Alice, che appunto è alcolico. Guarda, questa mousse buonissima, Buonissimo, vero? molto Però molto non buona. delicato e non nemmeno troppo stucchevole. Perché la mia paura era che fosse tutto ripieno al cioccolato. Ho detto. Invece per adesso questo sembra buono. E poi Questo sembra proviamo questa. buonissimo. Sì, questo anche a me sembrava buonissimo, però una intera mi sembrava un po' too much. Poi mi piace Sì, questo bellissimo, continuo. sì, non so se lo vedete. Ha uno scalino questo piattino, insomma, Bello. carinissimo. Staremo facendo venire l'acquolina a molti di voi, è super morbida, tipo una Buonissima. moussina. Alice dice che sembra quella della Perugina, Sì, tipo le nuvole si chiamano. che sono a metà tipo tra un budino e un coso. Buonissima! Ok, adesso che abbiamo finito il dolce, io caffè, Alice come sapete... Niente, mi guarda e si prende un bicchiere d'acqua. Io finisco il bibitone perché veramente parecchio. Poi ritorniamo sui nostri passi. Forse O a 10 giorni dall'apertura, tipo? 10 giorni, non lo Quindi, so, secondo me tipo, dopo un 10 giorni mese. all'apertura c'è la campagna di guerriglia. Sì, quindi non troppo. Allora, aspetta che me lo segno. 10 giorni alla... Rispetto a molte altre influencer, ciò che lei plasma la collaborazione in base ai contenuti che già fa, non è che adatta il contenuto al suo profilo, al contrario, lei crea realmente, cioè come se scrivesse dei piccoli spot, dei piccoli video di intrattenimento come quelli che fa sempre, e in più inserisce una sponsorizzata. Che stanchezza, meno male che è venerdì. Sì, vabbè, lo so che per noi Mea Design non cambia niente, però per me Martina cambia tanto. Vabbè, sì, è vero, Cioè, il pensiero che domani devo solo editare e non devo E poi domenica vloggare niente. e domenica niente, quindi nel Bello, senso mi dai. piace, però mi devo anche un Vabbè, po', riposare, sì, un certo. po' sfogare in questi giorni di relax totale. Cioè, non è vero relax totale, niente, Dov abbiamo un sacco di cose da fare. Vabbè, comunque sono le 18 e un quarto, io adesso vado, siamo molto provate, è stato un pomeriggio molto intenso, molto difficile, non abbiamo manco risolto uno dei problemi che avevamo, se ne sono solo aggiunti degli altri, semmai. Come Quindi sempre. oggi questa ripresa dal bagno, perché qui è dove noi ci salutiamo praticamente, perché ci Mamma mia. risistemiamo il trucco, insomma lo schifo che Mamma c'è. mia. No, io sì, perché devo Perché, vabbè, perché uscire. mi strucco tra 3 minuti, Beh quindi certo, no, io non... invece mi risistemo il più possibile, poi mi metto la mascherina e mi risistemo a casa per le ultime riprese. Ci vediamo lunedì. Arrivata adesso a casa e mamma stava prendo una Sì. noce per lei e quando Sì. l'ho vista, io che sono tipo uno scoiattolo, subito l'ho voluta anche per me. Eccola.
Mamma mia, le noci sono così buone perché devono fare non benissimo. Non potevano sapere di, cioè, non potevano essere tipo Vabbè, però l'insalata. se ne L'insalata non può sapere di mangi un questo. paio, due, tre, No, ma infatti non che. vanno No, però tu lo bene. sai che io Ma tu poi non ne me mangi ne mangerei tantissime. 50. Beh, perché mi devo trattenere, ma perché so che Ah. non sono proprio il top. Cioè, che sono molto, molto nutrienti, ma se no io ne potrei mangiare, boh, un centinaio. Per merenda, per colazione, per pranzo, io le amo. Che bella questa postazione adesso con le lucine, sono molto contenta. Mi sono ripostata 5 minuti, ho visto un po' di amici e poi sono subito venuta qua perché volevo insomma continuare questo Vlogmas e poi volevo farvi delle storie su un argomento di attualità che è successo oggi e cui mi avete chiesto di parlarne, quindi adesso insomma metto anche a fare queste storie prima di riposarmi e chiudere, diciamo, per questo weekend con, diciamo, i Vlogmas. Oggi è stata una giornata un po' confusa, non so questo Vlogmas come sarà uscito. Oggi penso sia quello che in assoluto da quando ho iniziato, quindi oggi è 11, quindi finora, considerando gli unici 2 giorni di weekend che ci sono stati in cui non ho vloggato, ho fatto 9. Sì, ho fatto 9 vlog, insomma, per adesso. E quello di oggi credo sia stato quello su cui ho avuto meno controllo di tutti, perché è stata una giornata molto stressante. Oggi pomeriggio con lei abbiamo anche avuto una discussione, ovviamente tranquillissima, nel senso noi discutiamo spessissimo. So che non sembra, infatti me lo chiedete spessissimo, Marti, ma voi non discutete mai. Noi discutiamo tantissimo perché siamo molto, non so come dirvi, molto convinte entrambe delle proprie idee, che spesso sono molto diverse. E quindi giustamente quando tocca arrivare a una conclusione è bene che ognuno dica la sua e per noi è molto importante il momento del confronto, quindi anche a costo di scannarci, ovviamente nell'ambito della questione lavorativa, poi una volta chiusa la questione lavorativa io e Alice siamo amiche e cioè, la cosa finisce là, però lì per lì insomma ci scanniamo abbastanza. Oggi pomeriggio abbiamo dovuto discutere di una questione relativa anche alla questione di questa mattina di cui vi stavo parlando, quindi è stata una giornata molto intensa, molto complicata, sono stanchissima, cioè non so se mi vedete, oggi sono veramente, veramente, veramente arrivata al limite della stanchezza. Ora capisco quando le persone dicono meno male è venerdì. Io non sono mai stata una da meno male è venerdì, infatti sui miei social non lo sentite quasi mai perché, vabbè, io perché lavoro anche nel weekend, quindi non è che proprio mi cambi molto il venerdì. Però in questo caso il fatto che, diciamo, non debba vloggare nel weekend, che diciamo in questo caso, in questo periodo io considero un po' come fosse, diciamo, il mio lavoro fisso, tra mille virgolette, lo capisco che cosa significa che bello è venerdì, quindi sono molto contenta, anche perché insomma adesso mi vado a mettere comoda in pigiama, mi strucco e poi ceno con i miei, ovviamente. E poi credo che ci vediamo un film su Netflix perché ho visto che è uscito un film sugli squali e se mi seguite da un po' sapete che sono la mia più grande passione, quindi lo devo assolutamente vedere, mi manca, quindi mi tocca guardarlo. E a proposito di Netflix, volevo dirvi una cosa molto importante, perché ultimamente mi state mandando giustamente tantissimi messaggi, soprattutto su Instagram, dicendomi: Marti, quando vedi questo? Quando lo recensisci? L'hai visto The Crown? L'hai visto Suburra? L'hai visto che cos'era l'alienista? Allora, io vi devo dire la verità, in questo periodo, e questo periodo non dura soltanto quando ho iniziato a fare i vlog, ma da quando ho iniziato a fare i vlog, ma non ho più una vita personale, ma anche prima, più o meno dagli inizi di novembre, diciamo, con me sono subentrate talmente tante nuove cose che io non riesco più a starci dietro a queste serie televisive, nel senso che io vi dico la sincera verità che non ho ancora visto Suburra, che era tra le mie serie Netflix preferite. Non ho ancora visto la seconda stagione dell'Alienista. Non avevo ancora finito The Crown con i miei genitori. Non ho visto un film, manco un film, no, praticamente, credo, di Netflix, a parte uno di Natale. Su Amazon Prime Video sono uscite una marea di cose che voglio vedere, non ne ho vista manco una. Volevo rifare il rewatch di American Horror Story, non ce l'ho fatta. Insomma, è un periodo in cui non riesco a star dietro ai contenuti, diciamo, di intrattenimento di queste piattaforme, quindi non riesco a recensirvele, sono molto molto indietro. Ne rendo conto, vi giuro che durante le feste faccio una bella scorpacciata di tutte queste cose, un po' le recupero e poi ve ne parlo bene perché è mio interesse e perché voglio comunque intrattenervi, visto che sono contenuti che vi ho sempre portato le recensioni e quindi voglio continuare a farlo. Soltanto che credetemi, è un periodo molto intenso in cui non ho tempo di vedere niente, cioè veramente la sera ho un'ora e poi crollo, quindi in un'ora ovviamente non ho nemmeno la voglia di iniziare cose nuove, dico la sincera verità, non so, magari è una cosa solo mia, magari ditemi se è successa mai anche a voi e come si guarisce. Cioè è un periodo in cui per me vedere contenuti tipo film e serie televisive a cui devo stare dietro, cioè a cui devo accendere il cervello, li devo seguire, mi pesa, quindi preferisco guardare i programmi di intrattenimento, cioè letteralmente intrattenimento, quindi non lo so, per questo ho visto tanto Matrimonio a Prima Vista, vedo un sacco di talk show, non le cose trash, perché quelle non mi interessano.
intrattengono, però intendo proprio contenuti one shot, cioè che vedi una puntata e puoi anche non seguire le altre. Invece seguire con attenzione anche tipo le fiction Rai ultimamente mi sta pesando, non perché non siano belle, ma perché io fatico a stargli dietro con la testa, con il ragionamento. Quindi è un periodo in cui se mi vedete con meno contenuti, diciamo intrattenimento da quel punto di vista, è perché non riesco a stargli dietro, letteralmente non ce la faccio ad applicarmi. Quindi insomma spero capirete, giuro che durante le feste mi rimetto in paro e da gennaio, anzi ma già da metà, cioè fine dicembre, ricomincio con tutto, perdonatemi. Adesso faccio le stories, poi mi strucco e mi metto in pigiama e poi ceno. Comunque, questo contorno occhi che mi sembra che vi ho mostrato nel Vlogmas, non mi ricordo se di lunedì o di venerdì scorso, comunque, di Core Organics, quindi il brand di Miranda Kerr, che è appunto un contorno occhi, diciamo col rullo, ora vi faccio vedere cosa intendo. Vedete, intendo questo, quindi con, diciamo, questa pallina che insomma si scivola e unge appunto la zona desiderata. Mi sta piacendo un sacco, cioè è veramente molto idratante senza però rimanere eccessivamente oleoso, perché a me le cose oleose, considerando che ho già la pelle grassa, mi fanno orrore. Questo mi sta piacendo veramente molto. Appena ne saprò un po' di più, cioè lo voglio provare ancora un bel po', un'altra settimanella e poi vi dico perché, cioè, ottimo per adesso. La portata principale della cena di oggi è il gâteau di patate fatto da mamma. Tu come lo fai? Pangrattato? Quello sopra che cos'è? Questo Tipo. è burro e pangrattato. Sotto patate e. Patate, due strati di patate con in mezzo prosciutto cotto e mozzarella. E poi le patate condite con burro, parmigiano. Cose dietetiche, insomma. Un buon Vabbè. venerdì sera. Grazie, mamma, grazie. Mamma, per il salmone mi ha preso anche le. Come state parlando? Mamma mi ha preso delle salse da mangiare con il salmone perché io sono un'appassionata di impicci e quindi tzatziki e hummus di ceci sono le mie, tra le mie preferite. Quindi sono molto contenta di mangiarle insieme al salmone. Raga, sono le 11 passate, infatti sto andando, insomma, mi sto preparando per andare a dormire, ma vi volevo chiedere da giorni, qualcuno di voi che si intende di piante per passione, per lavoro o quello che volete, mi sa dire perché gli sta succedendo questo? Io gli sto dando l'acqua quando serve, me ne prendo tanta cura, gli voglio tanto bene, ma queste due braccia non stanno bene. Hanno bisogno di più sole, le devo spostare. Aiutate, per favore. Stasera talmente esausta che nemmeno leggo, non faccio niente questa sera, vado subito subito a dormire. Infatti guardate anche quanto è presto rispetto alle altre sere, manco a mezzanotte. Io sono proprio stanchissima, ho bisogno proprio di riposarmi. Quindi mi metto come sempre insomma, un prodotto sulle labbra, mi finisco una delle mie creme mani preferite. Questa qui di Yves Rocher al mango, che come potete vedere, cioè, veramente è praticamente finita. E vi mando un bacio, un abbraccio e noi ci vediamo martedì con un nuovo Vlogmas.